Buongiorno ragazzi, meno 3 è l'inizio dell'anno nuovo, giornata oggi brutta, triste, tutto chiuso il cielo, bruttissima, fresco, freddo e brutto tempo, va bene, vediamo cosa c'è in giro questa mattina. Ce n'è abbastanza gente questa mattina, dai. Più scendo, più vedo. Madonna, quanti aerei hanno disdetto. Madre mia, moltissimo. Moltissimi aerei. Bueno. Quello che hai, in questo momento quello che hai. Questa mattina niente mare, solo passeggiate. Vedete? Ce n'è abbastanza. Adesso parlavo con un negoziante che ho preso le sigarette e mi ha detto che c'è gente, molta. Quindi io lavoro, non è che la vedo pomeriggio, domani che sono libero cercherò di andare in giro fuori da Corralego e facciamo un bel video, vediamo dove, non lo so dove andrò, vediamo. Niente, ci sono negozi che stanno aderendo al Green Pass, chi non ha il Green Pass, chi non c'ha il Green Pass non può entrare. Siamo arrivati pure qua a questa situazione. Bene, lo accettiamo, che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare, ragazzi? E un'altra cosa che hanno fatto, se entra al bar deve compilare un foglio e mettere il numero di telefono, il tuo nome, cognome e numero di telefono, sia che c'è il vaccino e chi non ce l'ha. Ragazzi, ci stanno tenendo in pugno. Va bene la malattia, va bene tutto, ma questa non è una bella situazione. Un'altra volta. Ci vediamo come andrà a finire. Bruttissimo tempo, oggi cambiamo discorso, guardate i servizi. Si vede, dai. Tre giorni e inizio dell'anno nuovo, che bello. Che sì. Niente, sto parlando con tutti i negozianti, è una circolare che hanno fatto ieri. Non si può entrare, chi non ha la vacuna non si può entrare. Comunque, me ne fotto tre cazze di minchia io. Ve l'ho detto proprio in siciliano, che non lo sono. Stanno cagando un cazzo. Va bene. Che vi devo dire, ragazzi? Andremo avanti così. Madonna che fresco che fa, ragazzi. Sto cazzo di vento che rompe l'anima. Scendiamo giù là, vediamo. Secondo me si erreranno tutti un'altra volta. Di nuovo tutto, guardate quello che vi dico oggi, se non si calma questa situazione dei contagiati, ma giro
altro, non volevo dire nient'altro di questa malattia. A me mi dispiace per questi bambini che stanno crescendo scossati, ma non si capisce un cazzo di questi ragazzi. Ma che vi devo dire? Sono incazzato, sì, sono molto incazzato. Incazzato a dir poco. Perché se si erano di nuovo qua andremo nella merda totale. Perché qua è solo zona turistica, non c'è nient'altro. Nada de nada. Vabbè. Ragazzi, caro, questo video ve lo mando. E vi auguro una buona giornata a tutti.